via! Sì, sì, bella vista! Non c'è male, bella vista! Non fa lo spiritoso! Non c'è stata cosa che stava facendo cammino! No, perché io sento una puzza di dopobarba! Di quei dopobarba scadenti alla roba di Santa! Ma non è creolina! Bravo! Dammi la birra che c'ho la gola secca. No, questo non è un bar, è una pasticceria. Appunto, io sto per tutti i giorni da Liccia, Liccia Roma, Roma, Liccia, Liccia Roma, Roma, Liccia, Liccia Roma, Roma, Liccia, Roma. Non gliela faccio più, capito? Non gliela faccio più. Sai che ti dico? Ci ho pensato. Me ne vado in India. Stai fermando non toccare. No, non si spaventi, signorina. O devo dire signora? No, signorina, signorina. Ammazzi. Che voce di trombone mal disposti. Ma bimba, e tu fai sti? È tanto tempo che non si ci vede. Guardate da lui, questo qui non è toscano, è un posto toscano. Sì. Vieni qua, dammi noi. Questo qui si chiama Memoria. Memoria, si chiama questo. È un nome più normale, non ce l'avevo. Un nome tipo Anna Maria. Ehi, Anna Maria. Sì. Ce l'ha, quello non se lo ricorda. L'ho chiamato Memoria. È per il contrappunto. Certo. Il poverino faceva l'attore, poi ha perso la bussola, la memoria, e da allora vive tra la realtà e la finzione. Sì. Lui, per poter vivere, pesca nel repertorio dei suoi personaggi, e ogni volta che ne pesca uno, si identifica con esso. E che ne so, per esempio, all'improvviso pesca di essere un tedesco, faceva il tedesco. Io essere a guida alpina di Something Fire. Adesso mostro anche come si scala la parete liscia. Non è difficile, però io mostro anche come si scala la parete liscia. Non c'è bambino, Dio! Oh, sentite, dite al vostro amico di scendere. E allora non avete capito niente, non è più amico mio. Adesso è Raimu Shu. E dite a Raimu Shu di scendere allora. Una parola, quando parlo tedesco. Comunque ci provo, piano piano. Che sta facendo? Salito sopra la scala, Raimond! Ja? Schatz, che dai! Tu ci dai le schlappe, ci dai le schlappe, ja? Jawohl! Ja, fatto! Schatz! Schatz, parlo tedesco e non lo sapevo! Ma non è che sono lei tedesco, si era capito benissimo che non era tedesco! Meno male che non si è messo a fare il bambino in terreno. Vabbè, perché lei dice queste cose? Scusate. Sono pronti le patatine. La patatina. La patatina. La merendina. La merendina. Oh, panino cotumbo. Panino cotumbo. Oh, panino cotumbo. Panino cotumbo. Panino cotumbo. Accendolina, accendolina. 500 lire, 500 lire. A 1000 lire, a 1000 lire. A 10.000 lire, a 10.000 lire. A 100.000 lire. Ma non lo volevo, non lo volevo. Per favore, esci di qua, uscite, uscite. No, no, no. Come si fa per spegnere sta festa qua? No, 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 no. Già come mi smetti la festa? Non la smetti, non la smetti. No, 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 no. Devi finire però, vai. No, 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 no. Oh, ma no, 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 no. Gelsomina!
Gelsomino, un nome di fiore indicatissimo. Questo qua è Emiliano. Emiliano. È la classica Emilianotta. Oddio, proprio classico, no? Qualcuno un pochino meglio l'ho vista, mo. Questa faceva la ballerina. Questa qua. Ma tanto tempo fa. Molto tempo sì, fa. Era una grande duale. Una grossa. Adesso fagli vedere il passo doppio, eh? Fagli vedere. Che vi fate male, che rompete tutto. Ma che, questo è un passo di danza, scusa. Un passo di danza. Questa è... cosa, memoria, formavano un duo teatrale veramente eccezionale. Questa con quell'altra bestiale. Io ero l'autore. E insieme ne abbiamo fatto chiudere di teatro. Chissà perché non ti immaginavi questa cosa. No, non c'erano le uscite di sicurezza. Ehi, non sapevamo proprio da che parte scappare. Chissà la verità. Il pubblico ci inseguiva. L'ultima volta ci hanno acchiappato. Che fanno quanto? Ci hanno scippato tutti i vestiti di dosso. Allora non li siete più cambiati i vestiti, no? E il fanzo terribile, Vabbè, facciamoci due passi, Voi li vedete questi qua? Ma dove state andando? Questi qua ormai sono i miei angeli custodi. Io, senza di loro, non saprei proprio come fare. E non lo fandiamo la cicata. Non vedete che sono cieco? Ah, scusate, non me ne d'accordo io. Ma non da Varascia. Un incidente è stato. Eh già. Mi dispiace. 3 mesi fa. Ah, pure di recente. Mi credevano morto. Non è che ti credevano clinicamente morto. Invece hanno anticipato i tempi dell'operazione e mi hanno tolto gli occhi. Scusate un momento, Facciamo sto cappotto. Ma che sta facendo quello? Ciclami che... un attimo di attenzione, per favore, accostare a destra, deve passare un tir, trasporti eccezionali, venga. L'ho chiamato tir. No, trasporto eccezionale è diverso. Scusate, sapete chi sono? Sentite qua, scusate, come vi chiamate? Carmine. Sentite, signor Carmine, io capisco il vostro problema, ma voi da noi che cosa volete? Volete fare il socio? No, ti voglio i miei occhi. He wants his eyes, did you understand? No, pescato da americani, capite? E che è un cane di razza il barbone donatore? E quando viene fuori l'autore comico? Mi stava scherzando. Il barbone è morto. Uè, c'è Camille, che stai facendo così? Gelsomino! Vabbè, ho sbagliato più, l'avete capito? Vabbè, mangia. Scusate, sentite, signor, come mi chiamate? Non mangio scusate. Un'altra volta, Carmine! Signor Carmine, ecco, io capisco il vostro problema. Ma noi qui mica possiamo fare miracoli, giusto? Ma la smetta, signor Bellavista.